Se anche l'ultima esplosione di oggi ce la dice buona, riusciamo a farci un piccone in diamante sul quale provare a mettere fortuna. Non so se già ce l'ho fortuna, non ne ho idea, però possiamo provare. Sono il prossimo video. Oggi siamo qui tornati con la Void Unbound o Skyblock moddata, come preferite. Solo che se dico Skyblock moddata, ok, basta. Smetterò di dirlo ad ogni episodio, ok, basta. Sul serio, basta Charlie, basta. Allora, oggi faremo un nuovo macchinario, sempre alimentato dalle batterie. Cioè, sicuramente vi ho scocciato con questi macchinari alimentati da batterie, ma praticamente sono rimasti solo questi, a parte qualche altra cosa, che per il momento ancora non faccio perché sono perfettamente inutili, e sprecare un episodio per fare queste cose sinceramente un po' mi dispiace. Per farvi un esempio, c'è la Blood Bakery, che è praticamente un macchinario che, se nelle vicinanze ha una mucca o un pollo, mi genera una torta. Cioè, spiegatemi l'utilità di un macchinario del genere. Ok, si può essere carino quanto vuoi, ma è completamente inutile. Quindi farò anche quello, perché io vorrei fare tutti i macchinari della mappa, però faccio prima quelli più importanti. Quello che sto realizzando adesso si chiama Ore Oscillator. Come funziona l'Ore Oscillator? È semplice. Devo mettere, per esempio, un pezzo di stone e un blocco di diamante, e mi dà un ore, un diamond ore. E direte voi, sì, ma col diamond ore hai soltanto un diamante, ci sprechi un blocco diamante, che senso ha? Ha senso, perché poi grazie a questi diamond ore posso fare le miniere. È vero che spreco tanto tanto carbone e tanto, ma proprio tanto, tanta TNT, però lo devo fare per forza. Infatti mi sto mettendo quasi tutte le notti qui AFK per raccogliere un casino di carbone. Raccolgo tipo 4 stack a notte, che non sono pochi, ma non sono nemmeno troppi, se immaginate la quantità di carbone che devo sfruttare. Per fortuna raccogliere questi materiali non è più così tanto difficile, perché per esempio tutto questo redstone non l'ho fatta in un niente, perché ho il moltiplicatore di sand, che mi permette di moltiplicare un sacco di sand in un secondo, di fare un sacco di clay rossa e di poter estrarre, per fortuna, la redstone. Però mi è appena venuto un dubbio. L'altra volta, nel video di Stepney, se non mi sbaglio, ho visto che estraevano la redstone dalla hardened clay normale. Sarà mai che puoi estrarre la redstone anche dalla hardened clay normale? Proviamo un attimo. Proviamo, magari è un fail assurdo, però ci voglio provare perché non so se è vero. Io uso solo redstone rossa e infatti no, avrò visto tipo malissimo. Quindi ok, tentativo fallito Charlie, non farlo mai più, non ti azzardare, no, 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 non si fa. Quei blocchi rimarranno lì per sempre. Che poi non è proprio bella la struttura che sto facendo, perché ci metto tre quarti d'ora ad arrivare all'ultimo macchinario di questa serie di macchinari a batterie. Però diciamo che devo sistemare un po' l'accessibilità da questo lato e cominciare a costruire un corridoio di legno anche da qui. Solo che mi scoccio essenzialmente, ragazzi. Per i materiali posso sopportarlo, perché tanto è tutto automatico, ma piazzare blocchi per un'ora e mezza un pochino mi scoccio. Mi sto anche finendo il piccone di ferro, che pizza. Questa struttura è davvero enorme. Non vedo l'ora che finiscano i macchinari con l'andesite, perché davvero non ce la faccio più. Andesite, andesite, andesite. Che poi adesso è più facile raccoglierla, perché posso moltiplicarla. Prima dovevo farla a mano con le esplosioni e la roccia. Mio Dio, che nervi. Ok, salta, metti, salta, metti. Oh, mi sento stupida perché li manco. Ok, così vai, piccolo, sì, sì. Anche qua, se no poi mi chiudo dentro da sola. Vai, ok, vai così. Oh, dovremmo aver finito. Vediamo se funziona. Qua ho il bellissimo stick. Mi metto qua, guardo in basso. Dovrebbe funzionare, anche se non sono proprio al centro. E vai, grande! Allora, questo qui serve per fare quindi i materiali, come al solito. No, non posso romperlo qua, che palle! Andiamo a fare qualche esplosione di TNT. Allora, prendiamo TNT, questa qua. 1, 2, 3, 4, 5, perfetto. Facciamo esplodere un po' di coal e vediamo di farci qualche blocco di diamante, cioè qualche diamante, perché se non mi sbaglio io ho 7 diamanti, giusto? 6 diamanti, ok. Qua prendo il carbone. Vediamo di trovare un po' di diamanti in modo da provare la nostra nuova struttura. Allora, le solite esplosioni noiose. Non so quante ne ho fatte in questi giorni di esplosioni. Che poi per fare quel blocco di diamante che avete visto,
Ci ho messo un bordello. Dove... Cosa mi ha dato? Ah, 2 diamanti, perfetto. Ragazzi, mi sta dando solo diamanti. Sono per caso diventata fortunata tutto all'improvviso? Mi sa che qui 2 blocchi ce li facciamo se continuiamo così. Madonna, ragazzi, ecco che abbiamo già un blocco. Con questi 3 non riusciremo mai a farci un altro blocco. Però ci sono usciti solo diamanti. Mio Dio, che fortuna. No, ragazzi, non è possibile. Secondo me si è buggato. Non mi ha dato nemmeno delle fire charge. No, dai, non ci credo. Non ci voglio credere, è impossibile, ve lo giuro. Secondo me è impossibile. Ultima esplosione, vai così piccolo, vai. Dai, madonna. Nemmeno delle fire charge, ragazzi. Ragazzi, incredibile. Mi sa che facciamo 2 blocchi, mi sa. Mi sa di sì. Sì, 2 blocchi sicuro. 2 blocchi con l'avanzo di 2 diamanti. Fantastico. Questo vuol dire 4 iron ore, che non sono fuffa, ragazzi, non sono assolutamente fuffa. Allora, ci facciamo 2 belle batterie nuove. Vai così, batteria. Un'altra batteria, grazie, prego, salve, batteria. Ok, perfetto. Con queste 2 batterie però ci servono anche della stone, esatto. Ho i blocchi di diamante, ho la stone, adesso vado al macchinario suddetto, eccolo qua piccolino, metto qua e qua delle batterie e poi devo fare questa cosa. E dovrebbe darmi, eccolo, lo sta lavorando, iron ore, iron, volevo dire diamond ore, e me ne dà 2 come avevamo detto. Quindi adesso dovrò lavorare tantissimo off camera per avere... Oh, ma me le brucia tutte e 2 le batterie. Ma quanto cavolo mi costa questo macchinario? Ma ne vogliamo parlare? Altre 2 batterie, perfetto. Prima o poi mi finirà tutto il coal che ho accumulato finora. Però per fortuna l'avevo accumulato prima. Adesso rimettiamo le batterie qua. E mi farà un altro bellissimo. Altri 2, anzi. No, che idiota. E siamo a 4 diamond ore, signori. Siamo messi davvero, davvero, davvero bene. Ho bisogno di cibo. Per fortuna qua ne ho messo a cuocere un bel po'. Anche qua, se non mi sbaglio, sì, infatti. E anche no, lì no. Ok, abbiamo 4 diamond ore che ci serviranno a fare un'altra miniera molto presto. Però prima abbiamo bisogno appunto di... abbiamo bisogno di spazio più che altro. Perché dove cavolo le metto le altre miniere? O faccio un collegamento fra miniere assurdo, tipo così, lì dietro, una serie di miniere... Dovrò lavorare un bel po' su questa cosa, davvero davvero un bel po'. Farò anche, estrarrò anche degli ore di redstone e li estrarrò anche di oro, perché ci serve tantissimo l'oro. Adesso io vorrei mettere, se riesco a fare un'ultima esplosione in qualche modo. Allora, vediamo quanta polvere da sparo ho. Questa, ho un po' di sabbia. No, aspettate, vado a crashare. La gravel ce l'ho già? No, non c'ho la gravel, ok, fa niente. Dimmi che il crusher, cyclic crusher è attivo. Dimmi che ha tutte, che ha le batterie, sì. Grazie, perfetto. Dammi la gravel, fai un po' di... Dove sta? Di sabbia, ok, perfetto. 4 sono perfetti. Ci facciamo... No, ma me ne servono 9 pensandoci. Che cazzo faccio? Che palle, si è bruciata la batteria. Devo farlo a mano. Ok, ho fatto la sabbia a mano. Fantastico, ne ho 36. Dato che 9 per 4 fa 36. Adesso mi serve un altro po' di gunpowder. Ok, perfetto, di quella ce ne ho. E devo fare così... No, ma perché? Perché lo metti a cazzo di cane? Maledetto. Allora, facciamo così. Facciamo 1, 1, 1, 1. Uno, e poi faccio... No, ma non devi andare lì! Se anche l'ultima esplosione di oggi ce la dice buona, riusciamo a farci un piccone in diamante sul quale provare a mettere fortuna. Non so se già ce l'ho fortuna, non ne ho idea. Però possiamo provare a prenderla, slash metterla. Serve solo un diamante. Sì, grande, 2 diamanti mi ha dato. Sì, ti amo, sei bellissimo. Ok, qua ho l'altro... 2, prendo 1 stick, vieni a me stick, 2 stick anzi, e facciamoci il nostro primo piccone in diamante. Ciao tesoro, sei bellissimo. Adesso fra i libri dovrei avere fortuna, eccola qua, fortuna 1, che dovrebbe essere sufficiente, e ci facciamo il nostro piccone con fortuna 1. Qua abbiamo tutti questi blocchi di coal che non abbiamo utilizzato finora, perché lasciarli qui fermi e buoni? Tanto le miniere per il momento non ci interessano, le miniere di coal,
perché sarebbe più che altro uno spreco di spazio. Utilizziamo questo bel piccone con fortuna 1 e ce ne prendiamo un bel po'. Non lo uso ovviamente su quelli di diamante perché sarebbe uno spreco, perché io quelli li ho pagati un blocco, quegli ore, quindi butterei via un blocco perché al massimo me ne dà 2 e non ci ho fatto niente con 2, perché poi per fare altri ore dovrei utilizzare di nuovo un blocco e non avrebbe per niente senso una cosa del genere. Quindi per quelli dovremo aspettare di fare altre esplosioni, che però per il momento non posso fare perché mi è finita la gunpowder e quindi devo aspettare che ne produca altre il nostro mob spawner. Custodiamo il nostro piccolo diamante insieme agli altri diamond ore. Qua, ragazzi, esce una strage perché mi mancano soltanto altri 5 diamond ore e siamo a cavallo. Va bene, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate tanti mi piace, tanti commenti. Lasciate anche dei consigli su come continuare questa serie, su cos'altro vorreste vedere. Io nel prossimo episodio vorrei sconfiggere il secondo boss, però prima devo armarmi un po' meglio perché già il primo non è stato tanto semplice. Quindi magari prima mi faccio un po' di esperienza e mi incianto un po' di cose, e magari riesco anche a fare il miner di diamanti prima del prossimo episodio, il che sarebbe una cosa davvero fantastica. Così posso farmi la martina in diamante e la spada in diamante. Comunque lasciate tanti mi piace, tanti commenti. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi.